Buonasera, mister Carrozza. Buonasera a lei, grazie Grazie sempre della chiamata. a lei per rispondere. Ed allora, mister, continua questo cammino della sua squadra, soprattutto continuate a segnare un sacco di gol. La settimana scorsa avevamo fatto la battuta su quanti gol cercate di raggiungere, siete arrivati a 59. Sì, oggi 59, sì. Ma noi rimaniamo che ci aggiorniamo le ultime 3 giornate, come mi hai detto tu. Vabbè, quindi non faccio più questa domanda. Tra l'altro, oggi ecco il Gebbione, una squadra non facile da affrontare. Un'altra vittoria di slancio, una vittoria che tra l'altro vi fa accorciare volendo anche sul secondo posto, perché il Taulianova ha rallentato. Ora, vediamo cosa farà domani l'Africo, però diciamo la forbice va da 6 a 4 punti. Sì, guarda, come ti ho detto settimana scorsa, noi dobbiamo arrivare ai playoff, che si può dire che dovremmo farcela, e poi il posizionamento che arriva dipende da noi, quante partite riesci a vincere, tutto qua. Adesso incontriamo squadre abbastanza toste, come già il Gebbione oggi è una squadra tosta. Quello che devo dire per quanto riguarda oggi è che la mia squadra ha fatto in un primo tempo, se dico magnifico, dico davvero poco. Siamo stati perfetti in tutto. Abbiamo giocato a calcio da quando ha fischiato l'arbitro fino al proprio 45esimo del primo tempo. Siamo andati in vantaggio di 2 gol con 2 bellissimi gol, specialmente il secondo, su un'invenzione di Emanuelino Lofaro e l'ennesimo gol di Manu Spanti. Che devo dirti? Sono orgoglioso della squadra che sto allenando. Ecco, ti chiedo, mister, io sto guardando tutto il vostro cammino, ce l'ho proprio di fronte. Diciamo, se c'è da trovare un difetto, forse proprio negli scontri diretti, perché io vedo i bollini rossi col Valgallico, col Taulianova, il pareggio con l'Africo alla prima giornata. Ecco, in queste settimane, soprattutto con l'idea di fare i playoff, bisognerà lavorare magari proprio su questo aspetto, cioè sull'approccio, sul come affrontare le gare, diciamo, contro le pari grado. Sì, hai ragione. All'andata abbiamo perso tanti punti negli scontri diretti, hai ragione tu. A parte il pareggio di Africo, all'andata là davanti le abbiamo perse tutte. Però, se devo essere sincero, noi dopo la sconfitta col Valgallico, ci siamo guardati con la squadra in faccia e abbiamo cambiato registro anche con le grandi. Siamo riusciti a battere l'Africa in casa, partita meritata. Siamo andati a Bovalino contro, a mio avviso, una squadra allenata da Mister Frascà. Se dico una corazzata, se le meritano tutti i complimenti che stanno ricevendo, perché sono una squadra davvero forte, forte, forte. E anche lì non abbiamo, tra virgolette, demeritato, ma loro non hanno rubato nulla. E adesso vediamo, abbiamo Taulianova, Valgallico, ma queste vengono dopo. Adesso viene Cittanova e dobbiamo fare bene col Cittanova. Bene, mister, grazie per essere stato con noi. Buona serata. Grazie a te, ciao, buona Grazie, serata. Ciao, grazie. ciao.